Grazie per essere qui. Io sono Alessandro Manna, io ho l'onore di aprire i lavori di questa serata con quattro ottimi relatori di Area Libera Democratica: Giulio Ercolessi, autore del libro che presentiamo questa sera, Fascismo Costituzionale, che aveva già l'ottima presentazione del presidente Calamandrei; Giorgio La Malfa, già parlamentare e presidente della Fondazione La Malfa; Enzo Palumbo, avvocato e già senatore liberale per il PLI; e l'onorevole Adriana Galvano del gruppo parlamentare Civici e Innovatori. E arriverà Stadini fra appena. Perfetto, anche Mario Stadini, già segretario di Radicali Italiani. Quindi praticamente oggi abbiamo voluto raggruppare quello che secondo me è meglio della politica e cultura liberale democratica in Italia per affermare questo. Condivido l'analisi di Graham Watson, una mancanza di una capacità di visione di medio-lungo periodo da parte di chi ha elaborato questa riforma costituzionale, ma poi un dato politico che vorrei condividere e dibattere con tutti voi. A ben vedere, è vero, lo schieramento per il no è abbastanza eterogeneo, ma una parte consistente di questo schieramento per il no alla riforma costituzionale, ossia Grillo, Salvini, la parte più populista, diciamo, dovrebbe essere quella. In teoria a pensare al merito e al contenuto della riforma dovrebbero essere loro a sostenere più di tutti questa riforma illiberale, questa riforma antidemocratica. Ecco, cominciamo con l'autore del libro, Giulio Ercolessi, nel domandare questo: effettivamente è vero, c'è una totale mancanza di visione di medio lungo periodo? Forse dobbiamo anche dibattere di questo. Oggi siamo al riparo dal martellamento della propaganda mediatica per il sì che ha occupato i mezzi di informazione, quindi possiamo ragionare pacatamente. Effettivamente è del tutto assente una visione in questo progetto di riforma costituzionale, oppure una visione, per quanto deleteria, distorta, pericolosa secondo noi, di costituzione, di funzionamento delle istituzioni, questi autori ce l'hanno e dobbiamo capire qual è, perché effettivamente vi sono diverse contraddizioni. Ma da dove viene questa riforma? Quali sono le radici culturali che hanno ispirato per così dire gli autori di queste proposte di riforma, e qual è la controproposta liberale? Anticipo che Giulio, noi non siamo no a tutto per la difesa della migliore Costituzione al mondo, perché Giulio una proposta nel suo libro la fa, è una proposta anche molto interessante. Quindi prego, cominciamo con Giulio Ercolessi, autore del libro Fascismo Costituzionale.